Anche in questo Natale, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, non poteva mancare l'appuntamento tanto atteso dai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la consegna dei doni da parte della Fondazione Tommasino Baciotti. A portare regali per i piccoli pazienti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme all'assessore alla sanità Simone Bezzini e all'immancabile Paolo Baciotti, babbo di Tommasino, scomparso per una grave e rara forma di tumore cerebrale il 19 dicembre di 20 anni fa. Perché il Maier con il direttore Zanobini, il presidente della Fondazione Donzelli, possa seguire questo percorso virtuoso che lo rende un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per le cure dei bambini, perché il Maier sia quello che è, vi è una rete che vede la Fondazione Tommasino Baciotti sempre vicina ai bambini. Intanto bisogna ringraziare la Fondazione Tommasino Baciotti per il lavoro che fa tutti gli anni, da tantissimo tempo, insomma, per sostenere il Meyer, per sostenere le famiglie che si interfacciano con questa struttura così preziosa per la nostra regione, ma direi per l'Italia intera e qualche volta che opera anche su una dimensione internazionale. Alla consegna dei doni hanno partecipato alcuni rappresentanti del personale della struttura ospedaliera, oltre ai volontari della Fondazione Baciotti, che dal 2000 si prende cura delle famiglie e dei bambini seguiti dall'ospedale pediatrico Meyer. Oggi è un giorno importante per la Fondazione Tommasino Baciotti, è l'anniversario della scomparsa del piccolo Tommasino e da 20 anni siamo sempre qui presenti a fianco del Maier e siamo oggi a portare i doni ai piccoli ricoverati. Purtroppo quest'anno con la situazione della pandemia, del Covid, le attività sono state annullate tutte, però vogliamo dare sempre in un giorno così importante, vogliamo dare un segnale per questi piccoli pazienti che sono costretti ad affrontare il periodo di Natale in ospedale.